Ehi, Sam, vedo che sei quasi arrivato all'Egnot. Tieni duro! Facciamo tutti il tifo per te, finisci il lavoro e torna a casa. A ogni modo, ho fatto dei progressi in quella nostra indagine. Pare che Clifford Anger affidò volontariamente il suo neonato agli scienziati che conducevano gli esperimenti con i BB. Ma lo fece senza sospettare nulla delle loro vere intenzioni. È solo un'ipotesi, ma penso che quando Cliff scoprì i loro piani, cercò di riottenerne la custodia. Non ci riuscì e il BB rimase all'interno del programma. In tal caso avrebbe tutte le ragioni per provare rancore nei confronti della Presidente, la donna che permise tutto ciò. Sei d'accordo? Ma anche se la Presidente Strand è morta, non vuol dire che il suo odio sia svanito. No, credo che l'abbia trasferito sulla Bridges. Odia te, Amelie e chiunque sia vicino al direttore. E ora il suo odio lo spinge a scatenare l'evento finale, il Last Stranding, per porre fine al mondo che conosciamo. Altrimenti perché Cliff terrebbe in ostaggio Amelie sulla spiaggia? Sa di certo che è una EE. Non c'è tempo da perdere. Devi salvarla e anche il direttore. Eppure ancora non riesco a capire come abbia fatto a raggiungere la spiaggia di Amelie. Nel loro rapporto ci sono altri segreti. Continua a indagare.
Hai un momento, Sam? Si tratta del direttore. Non avrebbe potuto raggiungere la spiaggia di Amelie se non avesse avuto un forte legame personale, giusto? Ho controllato e non ho trovato nulla. Avrei dovuto trovare qualcosa nella rete chirale, una traccia, ma non c'era niente. La sua vita precedente all'incarico con la Bridges è stata cancellata. Il suo nome, il suo passato, tutto. Non si può sapere chi fosse. Allora ho pensato a un'altra possibilità. E se non fossero Amelie e il direttore ad avere un legame, ma il direttore e Clifford Unger? E se fosse stato quel legame a permettere al direttore di saltare sulla spiaggia di Amelie? Un eventuale legame tra loro due potrebbe essere il motivo per cui Cliff ha preso in ostaggio anche il direttore. Ma anche in quel caso il dubbio principale non sarebbe chiarito. Come avranno fatto quei due a finire sulla spiaggia di Amelie? Sam, parla Hartman. C'è un'altra cosa che dovresti considerare. Un'ipotesi non del tutto infondata riguardo ai fini di Cliff. In qualche modo, per via della rete chirale, le nostre spiagge individuali hanno cominciato a fondersi fino a formare un unico enorme abisso. Se questo processo continuasse, c'è il rischio che le CA invadano il nostro mondo, andando a provocare un Death Stranding di dimensioni senza precedenti. Però i campi di battaglia di Clifford Unger e la mia spiaggia sembrano immuni a questo fenomeno. Appaiono del tutto isolati dal resto. Non si sono mai intersecati con altre spiagge. Ma se ci fosse un altro genere di spiaggia, una che esiste su un piano superiore, e fosse da qui che ha avuto inizio questo processo, e se la spiaggia in questione fosse proprio quella di Amelie, Cliff ha preso il direttore. Ma credo che il suo obiettivo fosse impossessarsi della spiaggia di Amelie, per sfruttare il suo potere su tutte le altre spiagge e scatenare il Last Stranding. È l'unica spiegazione razionale per le azioni di Cliff. Ecco perché tu lo devi fermare. Se Hartman ha ragione, allora siamo in guai seri. Usare la rete chirale e la spiaggia di Amelie per scatenare il Last Stranding? Higgs cercava Amelie per questo, no? Se è stato Cliff a istigarlo, sì, tutto torna. Con il Last Stranding potrà finalmente vendicarsi del mondo che l'ha privato della vita e di suo figlio. Tu lo devi fermare, Sam. Devi fare il salto verso la spiaggia di Amelie appena puoi. Raggiungila e salvala. È la nostra unica speranza. Altrimenti siamo spacciati.